Dino Vullo, coordinatore generale del Palio dei Normanni, ha deciso di intervenire in merito alle polemiche scaturite dopo la diffusione, su Facebook, di una missiva confidenziale del giudice Fise, Roberto Parnetti. Il documento era stato indirizzato in maniera riservata ai presidenti dei comitati di quartiere. Vullo spiega, in questa dichiarazione rilasciata a Start News, che alcune incomprensioni con Roberto Parnetti erano già state chiarite. Nonostante ciò, le polemiche sono arrivate e hanno assunto, secondo Vullo, una connotazione di speculazione politica. Ciò che è accaduto oggi, che è stato pubblicato oggi tra l'altro con delle tempistiche veramente surreali, è un messaggio privato che è stato ricevuto da un presidente dei quattro quartieri, che poi lo ha girato a sua volta in un gruppo del magistrato, che è stato inviato da Roberto Parnetti. Ed era un messaggio del tutto privato, inerente ad una serie di indicazioni, di problematiche che si erano create, poi tutte totalmente risolte, sul fatto che lui comunicava che non poteva ufficialmente ricoprire la funzione di giudice per la 69esima edizione del Palio dei Normanni. Quindi la gravità dell'atto che oggi è stato compiuto è un singolo privato, un componente del quartiere Casalotto, ha deciso di pubblicare ad insaputa di Roberto Parnetti, ad insaputa di tutti gli altri componenti del magistrato e dei quartieri, di pubblicare un messaggio privato, quindi una cosa gravissima, tant'è vero che chi di dovere poi farà partire un procedimento di natura differente, andando a creare un caso che non esiste. Ciò che si è ulteriormente aggravata, la posizione si è ulteriormente aggravata nel momento in cui una testata giornalistica locale ha deciso di ricondividere questo post senza accertarsi né sulla natura né sulla bontà di ciò che era stato pubblicato né di cosa fosse stato di che cosa si stesse parlando. Un messaggio che è stato totalmente decontestualizzato rispetto al momento preciso in cui è stato inviato. Aveva una ragione d'essere in quella dinamica e non certamente 20 giorni dopo la chiusura del Palio dei Normanni, anche perché il dottor Parnetti, tra l'altro un amico diretto mio ma anche della nostra amministrazione, come avete visto ha partecipato attivamente alla 69esima edizione del Palio dei Normanni facendomi da supporto all'interno del campo sportivo, e anche qui deve essere chiarito un aspetto, perché in tale messaggio si evinceva chiaramente che il dottor Parnetti si lamentava della possibilità di poter svolgere il suo ruolo da giudice. Apriamo una parentesi, lui avrebbe svolto un supporto alla terna di giudici consentita dal regolamento, quindi sarebbe stato un supporto aggiuntivo, non avrebbe avuto dei veri e propri oneri decisionali, perché il nostro regolamento non lo prevede. Il nostro regolamento prevede che a decidere sia la terna che fa parte della giuria, che viene indicata espressamente e che tra l'altro si occupa di gestire singolarmente le prove che partono svariati giorni prima, alle quali il dottor Parnetti non avrebbe potuto presiedere. Quindi lui avrebbe svolto un ruolo super partes aggiuntivo, che ha svolto ugualmente il giorno 14, senza gli oneri decisionali, perché gli oneri devono essere ripartiti tra la terna, che è volutamente di tre persone, perché laddove ci sia un eventuale incompatibilità tra le decisioni da prendere, il numero dispari consente di arrivare ad una soluzione che vada bene per tutti. Faccio un piccolo passo indietro, il dottore Parnetti è stato invitato da me ufficialmente a presiedere, inizialmente come tecnico della FISE, perché anche qui si è aperta una maglia che è surreale, lui è un tecnico della FISE riconosciuto, il problema è che quest'anno lui per poter far parte della nostra manifestazione doveva venire a Piazza Armeria il giorno 7 luglio, data in cui si è svolta la commissione di vigilanza. Commissione di vigilanza è una commissione obbligatoria e propedeutica alla quale devono partecipare tutte le componenti che sono indicate nello statuto e alla quale il dottore Parnetti, dopo che io l'ho contattato chiaramente per chiedergli la sua disponibilità, non poteva venire. Quindi anche la sua presenza come tecnico FISE non poteva essere garantita per questa edizione. Abbiamo seguito lo stesso iter che seguiamo da anni, che tra l'altro è gestito direttamente dagli uffici, ed è quello di rifarci al Ministero delle Politiche Agricole, che nomina un tecnico dal loro elenco e lo manda a Piazza Armerina per poter svolgere la funzione di tecnico di campo. Quindi anche da questo punto di vista si sono raccontate una serie di storie completamente campate in aria. Il tipo di contributo che viene previsto per il tecnico è un contributo sancito dal statuto della manifestazione, perché viene a svolgere un'attività lavorativa che viene riconosciuta dalla manifestazione stessa, e lo scorso anno è stato il dottor Gabriele Graziano.
Quindi andiamo anche a liberarci da un altro dubbio, perché qualcuno ha voluto insinuare chissà cosa, che forse venisse qualche tecnico che tecnico non lo era veramente, venisse qualche amico forse dell'amministrazione, qualche amico del coordinatore o chi so io. Viene una persona che viene scelta dal Ministero delle Politiche Agricole, contando di documenti che vengono sottoscritti con nota che viene inviata al protocollo del comune. Quindi stiamo parlando di situazioni facilmente documentabili e facilmente ricostruibili. Si è voluto creare un caso, ripeto, solo per polemizzare su una manifestazione che per l'ennesima volta ha avuto il successo che è stato programmato e con un riscontro di pubblico enorme. Chiarisco anche questa cosa del regolamento, anche questa surreale. Quest'anno, lo sanno tutti ormai, è stato modificato il regolamento del Palio, l'ultima modifica era datata 2013. Il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro estenuante, che purtroppo nella fase finale ha visto una serie di problemi proprio nell'atto di redazione, nell'atto proprio compilativo. È stato praticamente consegnato un regolamento che conteneva soltanto gli emendamenti, che sono le modifiche fatte, ma non conteneva la struttura di base del regolamento stesso. Motivo per cui lo potranno, diciamo, facilmente confermare le commissioni di riferimento che lo hanno redatto, sono tornate nuovamente a riunirsi proprio per modificare e risolvere questo problema. Io personalmente ho avuto la copia definitiva del regolamento a ridosso della manifestazione, se non vado errato era o il 12 o il giorno 11. È stato un altro problema di cui si lamentava il dottore Parnetti inizialmente, nei mesi successivi, nei giorni successivi, quando mi chiedeva, laddove avesse ricoperto questo ruolo sul campo, di poter visionare un regolamento che non ho vietato, che non gli ho vietato, non volevo dargli, ma che non potevo dargli perché fino a quel momento non mi era stato consegnato in forma corretta, ed è stato consegnato a me giorno 12, tant'è vero che durante le prove del Palio abbiamo utilizzato una doppia copia, ci siamo avvalsi degli emendamenti e della copia di base che avevamo utilizzato per fugare ogni dubbio durante le prove stesse. A lui non ho potuto consegnare la prova prima, proprio perché il regolamento prima, proprio perché mi è stato consegnato giorno 12. Anche qui non c'è nessun mistero, lo potranno, ripeto, confermare le stesse commissioni che lo hanno redatto. Dispiace perché, ripeto, ribadisco, è stato gravissimo che un messaggio di natura privata inviato volutamente ai presidenti dei quartieri con questo intento venisse autonomamente reso pubblico da uno di questi soggetti, tra l'altro soggetto che è noto non a noi ma alla collettività intera per essere uno che da 7 anni a questa parte, ma anche prima, diciamo che il suo modus operandi era sempre lo stesso, ha sollevato problemi per natura prettamente politica, quindi una strumentalizzazione politica, nulla a che fare con aspetti regolamentari, nessun supporto da parte degli altri presidenti dei quartieri, nemmeno dal presidente del quartiere di appartenenza che è quello del Casalotto, nessun supporto dal magistrato dei quartieri, una iniziativa scellerata di un singolo che come tale risponderà personalmente degli atti che ha compiuto. Quindi tutto ciò che è stato creato è una grandissima bolla di sapone strumentale, voluta ad hoc per creare astio laddove ancora non ce ne fosse abbastanza e veleni in un ambiente che è purtroppo già troppo spesso avvelenato.